Vi conduciamo in un percorso molto emotivo all'interno del Presepe Vivente, organizzato per l'ottavo anno consecutivo dalla confraternita Opera Pia San Rocco, con il patrocinio del comune di Ruvo di Puglia. Molteplici gli obiettivi dell'iniziativa: contemplare la nascita di Gesù Cristo, valorizzare il centro storico e riproporre gli antichi mestieri rubastini. Cresce abbastanza, però con tante difficoltà, specialmente dalla gente che abita nel borgo antico, perché si è stancata e noi cerchiamo sempre di convincerla, perché a questo paese, se non si fanno queste iniziative, non si cresce, non si va da nessuna parte. Alla base la valorizzazione del centro antico e poi chiaramente riproporre delle storie positive della nostra città, del passato, ovviamente legate a Natale. È chiaro, noi stiamo pensando un po' di non farlo l'anno prossimo, un po' però di allargarlo un pochettino in più. Novità di questa ottava edizione del Presepe Vivente è stata l'introduzione della chiesa canonica ricostruita nei pressi dell'ingresso. La confraternita cura questo presepe da ben 8 anni, che, come posso dire, allestisce tutta questa scenografia dai primi mesi, tipo settembre, ottobre e novembre. Possiamo notare in questo presepe vari mestieri, tipo il pescivendolo, la frutta. Quest'anno c'è una new entry, tipo la canonica, dove abbiamo voluto ricreare l'atmosfera di Ruvo del 1900-1940, perché prima a Ruvo risiedeva il vescovo. Infatti prima Ruvo era diocesi di Ruvo e Bitonto, con il Monsignor Aurelio Marena. Voglio ringraziare tutti i confratelli da parte dell'amministrazione, del consiglio di amministrazione di questa confraternita, che si sono adoperati per la buona riuscita, perché questa è una grandissima macchina organizzativa che non si spegne mai. Cioè, noi facciamo tante cose, non solo i presepi viventi. Adesso siamo in atto con il 13 febbraio. Quando è aprile moce, la campagna si fiasta, c'è te un bel fuori, e tocca una fiasta. Sinto a dauro di 1000 euro, e te lo vedo attorno di tutte le leve. Perché il palomito che sono violote, con quel bianco facciano innamorato. Se don la mona ti girano attorno, per la monora, un patron del mondo, c'è questo grotto che manderei. Manca da poco, fossa la reia, che con pasca si pigliotti, si asciupò tutto il criotto. So caos, che vanno queste dita, cane, dal pian pigliamo la vita. Perciò quando andiamo in campagna a fare la scampagnata, piatti, bicchieri, bottiglie di plastica, di vetro, portiamola alla discarica. Quest'anno, più degli altri anni, è stata portata nel Presepe Vivente, come avete già detto, 8ª edizione, qualche novità. Stiamo puntando molto sulle associazioni che già dalla prima ci hanno dato il loro supporto, sia in una maniera di personale che anche con idee portate da loro, a cui noi dobbiamo ringraziare e fare tesoro di queste iniziative che loro portano. Ormai è una realtà per Ruvo, per la città e per la vostra confraternita. Ma più che per la nostra confraternita, si sta puntando ad essere una realtà per il nostro paese, soprattutto per la valorizzazione del centro storico, a cui sia la confraternita e penso il paese tutto ci tiene.
citazione importante, merita la ricostruzione di quella che era l'attività del dottor Mario Caputi e della sua storica farmacia. Ca è nam mov? Nam bigian paghiuni. Vecede io, agir sempre penati. Ca me in all'annand, o piur all'andret. Come mi piace, gere una volta, o piur alla di doce. Che le cavavenei? Non ressaccio nemmeno io, ma tengo una memoria senza convegno e stasera vi racconto una storia di un paese mio. Gli anni 30, come pare da lontano, vinse che la medicina era tutta naturale. Guinde, de cut, pumote, stai uspezione per preparare i pulmoni. A opposto del pivo, Don Matteo, gertigliare, cartelle, bustine, beccorò tutta la rovestina. Stangotta per gli assembri scettori sapuni, ma dove la carta che piaceva alla speciale? Buonasera. Buonasera, Maria. No, lì c'è dottor. Dottor, che non capisci noi? Per via, la Maria, sì, che non me la fai. Vi un grammo a 0,5 di K. Sei, Maria, chi è se sono trinfoazzi? Ma ce ne si se ti fai tanta rapina. Dottor, la vogliamo, non stai buono, ma stai non mai sotto sapuni. Te la debolezza del gatto. Ah, ma dai, con che causa trinfoazzi? E mo che è come un figlio. Sei, ma signorina, ce l'abbiamo. C'era che l'abbiamo a mangio, che come un smarito mi dava a morgia. Lo sapevano, lo c'è qui. Oh, buone Maria, è pure. Me ne poco di coco con la verdura. Pensa che ti anche in un motore e arriva fino a un copo alla morgia, vedendo sport di burracce, tutta la verdura genuina. Che hai poi a New Caccos, Maria, mi chiaro. Ma poi certo che me ne strega. Senti, dottor, ma che sa che è un camisito, che scatti il mio ma non fa bene alla guagna. Maria. Ehi, do, so caricolta a sostanza. Mo, signorei, prove e fammi sapere come. Quanto tagliato? Faceva da che sei, da un boccino di battini, Marie. Però la guagnaune o fa criasce. Ogni tanto una bella fedda di carne. Una parola. Fa giro a sa, però, signorei. Va bene, grazie, buonasera. Buonasera, buonasera. Adesso stiamo preparando anche per il 13 febbraio, per quanto riguarda il giuramento di 13 di Francesco. Anche lì è un grandissimo sforzo perché costa, è un progetto abbastanza ampio e costa un per po'. E noi vogliamo che la città di Ruvo riesca a capire tutti questi sforzi che si fanno per quanto riguarda valorizzare tutti questo che è la storia più o meno della città di Ruvo.